Ciao ragazzi, allora stasera video outfit e praticamente San Valentino, fra 10 minuti devo scendere e per questa festa mi sono acconciata in questo modo. Se vi interessa il trucco vi lascio il link, se vi interessa l'acconciatura vi lascio il link e ora partiamo con il video outfit. Come accessori ho al polso un orologio con cinturino in metallo, un braccialetto oro con il mio cuore a metà, l'ho tolto dal collo e da settembre che lo porto al polso. Alle orecchie ho degli zircone e lo porto anche al collo oggi. Sull'altra mano ho messo di qua c'è la fedina, non l'ho detto. Ho messo un anello da questa forma appuntita con una pietra bianca e in argento. Me lo regala mio fidanzato forse al mio 22esimo compleanno. Un casino di tempo fa. Cosa più? Di accessori ho detto tutto? Sì, sì. E come smalto, non so se si vede, ho messo un semplice smalto color carne con un top coat glitteroso per avere un attimo uno scintillio sulle mani. Allora, non vi voglio dire su che pila di scatole siete sistemati, che se arriva un po' di terremoto crolla tutto, mi si rompe tutto. Comunque, addosso ho deciso di mettermi questo vestito di Diesel, sono a ridosso della poltrona, che arriva più o meno sopra il ginocchio. L'ho scelto perché ha il richiamo rosso con, non so se si vede perché ho lo schermino piccolo, non vedo, comunque dovrebbe essere un cuoricino rosso da queste parti, e a manica rossa con tutti i cuoricciosi cuoricini, ed è semplice nel taglio. Ha una scollatura profonda, però sotto ho messo un top nero per evitare di esagerare. A me mi piace troppo questo vestitino, mi fu regalato l'anno scorso per il mio 30esimo compleanno e mi piace tanto, veramente la collezione dell'anno scorso era molto molto molto, molto carina. Ai piedi ho deciso di indossare questi stivali con para bella pesante con un bel tacco alto. Anche questo è un acquisto dell'anno scorso, non so se siete praticamente storti o meno. Hanno delle borchie qua sulla caviglia ed è, non so se si vede, più alto in avanti e più basso indietro, tipo Sailor Moon. Mi piacciono molto e poi sono molto comode. Volevo mettere il cappotto nero, ma sinceramente, perché è più lungo e più caldo, ma sinceramente ho bisogno di un po' di chiaro nella vita, siamo troppo scuri, quindi ho deciso di mettere questo cappottino che arriva come col vestito, un pochino più lungo del vestito, quindi sul ginocchio, è della Sisley, sì, l'ho comprato l'anno scorso ai saldi, ha questo finto pellicciotto, beh, è vero, non l'avrei mai comprato perché Non compro pellicce eccetera, non mi piacciono. È abitato, molto carino, ha questo, non so se si vede dal video, ha una lavorazione tipo costine, non lo so neanche, non saprei neanche dirvi. Dovrei scegliere un paio di guanti, odio mettere i guanti quando ho gli anelli perché mi hanno poste, però se fa freddo forse è meglio avere anche i guanti a disposizione. Quindi il cappotto è così. Lo adoro, lo cercavo da tanti anni. L'anno scorso era al 70%, 70 euro, ho fatto, beh, si può fare. 70% di sconto, sì. Poco meno di 70 euro. Lo adoro. Lo metto raramente perché è difficile. Una ragazza che ha sempre portato cappotti scuri, neri, marroni,
passare al bianco un attimo. Come borsa stasera, borsa piccolina, tipo pochette però con la catena, è piccolina ma c'entra tanta roba, se lo porta alla spalla o anche a mano, però è gonfia quindi mi sa che a mano diventa difficile. È di carpisa, ce l'ho anche bianca, però in inverno la borsa bianca non mi fa impazzire, quindi ho scelto questa nera. Quindi questo è il look che sfoggerò stasera, che è San Valentino. Spero che vi abbiate preso degli spunti, vi sia piaciuto il video e io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!